Si parte per una nuova avventura! Bentornati avventurieri su Race Driver Grid! Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la licenza J-Speed Super 2 e in questo episodio andremo in America! Per prima cosa, innanzitutto io ho cambiato il nome profilo, quindi invece che tenere Ken Block ho messo il mio nome, Lorenzo Bucci. Ora, mettiamo un nome alla mia scuderia. Ce l'ho! Il mio videogioco preferito, Pokémon Spada. Ecco, Pokémon Spada. A questo punto cambiamo i colori. Mettiamo il numero della mia divisa di basket, 45. Poi colori. Aspetta, fammi ruotare un po' l'auto. Dunque, no, mettiamo, cambiamo il motivo prima di tutto. Oh, questo mi sembra già meglio. Dunque, colore base, mettiamo un blu che non sia né troppo chiaro né troppo scuro. No, mi sa che c'è solo questo, quindi teniamo questo di blu. Poi mettiamo un po' di bianco e mettiamo un bel rosso. Ho messo gli stessi colori della bandiera francese. No, meglio mettere l'arancione. Ora scegliamo un motivo migliore. Sì, questo non è niente male. A questo punto direi di andare negli eventi e di scegliere una disciplina. Allora, abbiamo Pro Tuned e Pro Muscle. Dunque io direi di iniziare dalle... No, Pro Muscle. Allora, questa gara si corre a Detroit. Ci sono solo due circuiti, circuito sprint invertito e circuito sprint. Auto direi di tenere Dodge Viper e di aumentare un po' la difficoltà. Medio, perché no? Vai alla gara. Ok, ci siamo, la gara sta per cominciare. E... Conosco questo pilota da anni, è un osso duro, guardati alle spalle. Un osso duro. Ok, d'accordo, teniamolo d'occhio. Ah! Nell'episodio precedente vi ricordo che ho giocato off camera nella 24 ore di Le Mans e ho trovato un nuovo compagno di scuderia, il giapponese Eiji Matsuke, che al momento si trova al 12° posto. Caspita però. È super indietro, dovrebbe spingere al massimo se vuole recuperare un po' di terreno. Vabbè, almeno siamo in quarta posizione. Quelle due. Ok, sei solo due secondi da un piazzamento sul podio. Quelle due Dodge Viper hanno gli stessi colori. Ecco, perché tu ti sia messo nel mezzo non lo so. Comunque, quelle due Dodge Viper che vedete nel replay hanno gli stessi colori di quella nel videogioco arcade. Ora vai. Attenzione. Accidenti. Brutto incidente. Ora siamo sul podio perlomeno. Dai, spingiamo. Forse, anche se non l'ho registrato, diciamo così, nella... Due secondi ti separano dal secondo posto. Ecco, un altro che va in testa coda. Sì, nel primo episodio, meglio, nell'inizio che non ho registrato, dovevo averci quest'auto, la Viper. Al momento solo un paio di secondi ti separano dal primo posto. Sì,
Nel video comunque d'inizio avevo quest'auto, la Viper, però grigia e nera, quindi con gli stessi colori del team Raven West Motorsports. Ma adesso non parliamo di Raven West Motorsports perché siamo già in prima posizione. Il mio compagno invece non sta avendo un buon inizio, è ultimo. Ma meglio non guardarci le spalle, meglio guardare davanti, perché se sbattiamo su una di quelle barriere dopo, addio. Attenzione, freniamo. Interessante, la spia si spegne immediatamente subito dopo la curva e dopo aver frenato. Detroit, Michigan. Forse questo è uno dei circuiti che c'è su Grid Arcade, e questo tratto di strada che sto facendo però al contrario dovrebbe esserci anche sul video Startup. Ecco, nell'introduzione. Va bene, vinciamo questa corsa. Ah, hai vinto! Che vittoria! Devi assolutamente guardare il replay. Allora, quello in ultima posizione dovrebbe essere il mio compagno. Io invece sono questo, con la mia Dodge Viper. Beh, pensavo peggio, è arrivato nono. Vabbè, del resto lui è un principiante. Se avessi cambiato sponsor avrebbe ottenuto un po' di soldini, no? Ora c'è il secondo turno. Fai attenzione a questo pilota, è giusto dietro di te in classifica. D'accordo. Pronti a partire. 3, 2, 1, vai! Anche quelle Dodge Challenger hanno gli stessi colori dell'omonima Dodge su Grid Arcade. Ma che intenzioni hai il mio compagno? Ehi amico, ti ho raggiunto. Lo so che mi hai raggiunto, ma vedi di spingere. E vedi di non spingere me, magari. Brutto incidente. Beh, almeno ora siamo all'ottavo posto. Dobbiamo spingere. L'ho visto che sono ottavo, dovremmo spingere un po' se vogliamo salire di una posizione. Ah, caspita però. La via è così stretta che potrebbero accadere incidenti stradali. Attenzione! Oh! Ma perché intralci la circolazione, Charlie Tyler? Dai, siamo in mezzo al gruppo. Attenzione però che qui ci sono solo due giri. Forse sono stato io il responsabile di quell'incidente. Ho visto che ha coinvolto un bel po' di vetture. E ora attenzione qui, specialmente con la classe GT1. Quell'angolo è proprio pericoloso, perché potrebbe accadere un incidente a dir poco mortale. Ultimo giro. E ora siamo in testa. Lo so, ma ce li ho alle calcagna. Meglio spingere. Detroit di per sé è una bella città. In Michigan. Su Dirt 3 dovrebbe esserci per l'appunto il Michigan e la Michigan Smelter. Michigan Smelter corre dove si corre il Rallycross e la gara head to head, mentre Michigan Rally e Trailblazer. Al momento sono primo con la mia Dodge Viper blu, bianca e arancione. Del resto questi sono gli stessi colori di Pokémon Spada.
Attenzione alla curva, qui è pericolosa. Anche se quest'auto non si adatta ai drift, beh, dobbiamo fare molta attenzione alle curve. Ultimo tratto finale e ora vinciamo. Verissimo, ho vinto gara e campionato. Ecco, il mio compagno ha iniziato a spingere qui, però poi dopo mi ha urtato, non so perché. Ah no, sono stato io ad urtare lui. Vabbè, almeno ha fatto progressi, è arrivato al settimo posto. E ora i risultati finali. Ancora non sono entrato nell'Hall of Fame. Meglio cambiare gli sponsor. E intanto otteniamo 18.000 punti di reputazione in America. Non manca molto al distintivo ARL Pro. Sei campione, un assegno niente male. Già. Ed ecco qua altri sponsor. Dunque, prima di procedere con la prossima gara, andiamo nella mia scuderia e cambiamo un po' di sponsor. Dunque, mettiamo Hall Set, Race Parts, Coni Motorsports, vabbè, lo teniamo. Blistain, invece che Blistain mettiamo Intercom. Collins Performance, Luke, campione, mettiamo Lucas Oil, e invece che Wolf Race, no, non Bliste. Geki Soku, mettiamo questo. Beh, ho scelto degli ottimi sponsor. Ora andiamo negli eventi. Dunque, abbiamo ProTuned, Touring Cars e Club GT. Dunque, Touring Cars 79.500, Club GT 57.000. Facciamo, vabbè, Club GT. Per poter gareggiare devi prima possedere un'auto. Solo quest'auto, una TVR Tuscan Challenge. Ok, 60.000, non sono troppi soldi. Aumentiamo un po'? No, teniamo un livello di difficoltà medio. Ok. Questo pilota è il favorito del tracciato, tienilo d'occhio. D'accordo, lo terrò d'occhio. Eiji Mazu che parte terzo questa volta. Vai! Siamo partiti, siamo nel Club GT, alla guida di una TVR Tuscan Challenge e stiamo correndo a San Francisco. Joachim Entula, un vecchio compagno di scuderia. Oh, amico, attento! Non stavolta, vecchio amico. Sono proprio davanti a te. Ti vedo. Ma spingi un po' se vuoi guadagnare una posizione. A questi ci penso io. Ehi, amico, ti ho raggiunto. Ma vedi di non spingere, per l'amor del cielo. Dove si va? Lumination è in testa. Lumination. Oh, maledizione, ho fatto testa coda. Verso la collina. Oh no, a diritto è chiusa. Hans Fischer, che è tedesco, non inglese. Non è Kerry Fischer. Oh oh, questa curva è pericolosissima. Oh oh no, oh no, oh no, oh. Fermo lì. Vai. Oh, dai.
ha quest'auto che non va? Oh, lo schermo. 3 secondi ti separano dal primo posto. Lo schermo fa un effetto strano, non so cosa sia. Raggiungiamolo! Spero non sia un difetto di funzionamento dell'impianto frenante. Affianchiamoci a lui. Beh, una piccola sverniciata, ma almeno sono in testa. Benissimo, sei al primo posto. Il mio compagno è solo quarto. Deve spingere se vuole puntare al podio. Come dire, ecco. Dai, amico, vedi di spingere, su. Puoi fare meglio di così. L'unica cosa per cui io mi devo preoccupare ora è soltanto la strada. Questo è il circuito sprint, quindi si passa per la collina ma non si sale fino in cima, ecco. Quindi attenzione. Salita. E poi a destra. Riesco a vedere il mio compagno. È dietro Edgar Gutam. Per affrontare questa curva serve molta prudenza. È proprio a gomito. Certo. E Hans Fischer è proprio davanti a te, quindi cerca di sorpassarlo. Oh, cavolo, cavolo, cavolo. Oh, ci è mancato un pelo. Ultimo giro. Rimaniamo in testa. Uno dei tuoi avversari è stato appena eliminato in un grosso incidente. Chi? Wow, penso che sia Jarek Respecki. Jarek Respecki. Non ha detto Eiji Matsuke, anche perché Eiji Matsuke in questo momento è al terzo posto. Non so dove sia il luogo dell'incidente. Ma Hans Fischer sta recuperando terreno. Allora. Occhio. Oh, no, no. Oh, maledizione. Certo che la tenuta di strada di quest'auto è dura. Occhio, occhio. Prudenza qui, prudenza. Dai, amico. Possibile che tu non riesca neanche a fare un sorpasso decente? Dai. Oh no, oh no, oh no. Attenzione, attenzione, attenzione. Occhio. Beh, almeno sei arrivato terzo, amico. Ok, lo schermo, vabbè, si muove in modo strano, ma eccoci, a bordo di una TWR Tuscan Challenge. Ho superato il mio compagno e vediamo chi è stato eliminato nell'incidente. Ah, un polacco! Vabbè, almeno non è stato eliminato il mio compagno di scuderia. Ottimo lavoro. Ah, Jaroslaw Rzpeki, ecco come si chiama. Gioachim Entula e Paolo Maggio. Beh, Gioachim Entula è stato il mio vecchio compagno di scuderia, così come Gianni Fazio. Vediamo com'è andata per il mio compagno. Ha iniziato a guadagnare un bel po' di soldini. Niente male, bravo. Ora c'è il secondo turno. Non farti raggiungere da questo pilota, è giusto dietro di te in classifica. Già, e ha impedito al mio compagno di arrivare secondo. Vai! Ora il mio compagno è in quarta posizione. E questa volta la gara si svolge al contrario.
Eh? Ma cosa? Ah, non sei il mio compagno di scuderia. Giusto. Perché il dietro è bianco, quello del mio compagno di scuderia. Non nero, per l'amor del cielo. Ah, quel brasiliano di Paolo Maggio. Oh, dai, amico, prova a mantenere il primo posto. Sono in prima posizione. Bravo. Ora io vedrò di spingere e proverò a difenderti. Accidenti. Ok, ti vedo ora. Sono io che ti precedo. Dai, Eiji Mazuke, cerca di spingere. Su. Non deludermi proprio adesso, amico. Ah, accidenti però. Non devo urtare il mio compagno di scuderia e... Bene. Adesso devo riuscire a difenderlo. Raggiungiamo. Sono qui dietro di te. Ok, io vedrò di difenderti. Tu vedi di spingere però. Perché? Ehi, sono al secondo posto. Ti vedo. Prova a stare dietro di me. Dai. C'è solo Paolo Maggio al quarto posto. Ok, è che c'è il mio compagno di scuderia dietro. Non posso farlo arrivare ultimo. Quindi, attenzione. Ora non c'è nessuno, quindi la via è libera. Oh oh. A parte per quella curva. Credo che su Grid Autosport e Grid 2019 ci sia questo circuito. Il circuito sprint. Sia normale che invertito. Sì. C'è in tutti e due i modi. Quindi attenzione. Ah, la salita. Quella sì che c'era. Nel primo episodio, ovviamente, quando io ho ottenuto le licenze di principiante correndo per la scuderia Raven West Motorsports. Se vinco questo evento, dopo dovrei ottenere la quarta coppa, quindi... Ottenendo la quarta coppa rimangono due titoli, quindi vincendo altri due titoli arrivo a 6 e potrei partecipare a un testa a testa contro Raven West Motorsport, quindi o contro Nathan McCain, l'americano, oppure contro Rick Scott, lo scozzese. Al momento mi trovo in prima posizione con la mia TVR Tuscan Challenge. Oh, l'importante è non urtare la barriera, perché altrimenti la nostra auto andrà in mille pezzi. Oh beh, non dico che l'automobile esplode, ma come su Dirt Free, Grid 2 e altri videogiochi della Codemasters, i danni possono essere solo visivi o completi. Solo visivo significa danno estetico che si vede visivamente sulla vettura. Completo vuol dire che modifica la guidabilità della vettura, e se l'impatto poi è forte contro la barriera, dopo addio. In tal caso si può uscire dalla gara, ricominciarla oppure usare i flashback. Io per esempio li ho usati quando per la maggior parte delle volte sono andato in testa coda. O dipende dal traffico intenso che c'è su queste strade o dalla tenuta e dalla manovrabilità del volante dell'auto. Dai, ormai manca poco, l'arrivo è da quella parte. Il Golden Gate Bridge non era rosso? Vabbè, dai, vinciamo questa corsa. Su, ce l'abbiamo fatta. Hai vinto gara e campionato. Giusto. Questa volta non è stato eliminato nessuno e io insieme al mio compagno di scuderia ci siamo piazzati primo e secondo. Ora i risultati. Molto bene, il mio compagno è arrivato secondo e io sono arrivato primo.
la mia scuderia ha vinto, ma ancora non siamo entrati nell'Hall of Fame. Sei a un passo dal distintivo ARL National. Rimaniamo negli Stati Uniti. National? Nathalie, ma prima c'è il distintivo RL Pro e poi quello National, non il contrario. Bene Lorenzo, ottima condotta di gara. Farai contento il tuo conto bancario. Dai, ormai siamo quasi a 1 milione. Prima di giocare il prossimo evento, andiamo un attimo negli sponsor e mettiamo qualcosa di diverso. Dunque, invece che Luke mettiamo Direzza. No, Luke lo teniamo, cambiamo l'obiettivo che ho cambiato con Direzza. E a questo punto basta, perfetto. Rimangono solo due eventi, Protuned o Touring Cars. Ti sei aggiudicato 4 titoli in questa regione. Se arrivi a 6 potrai partecipare a una sfida testa a testa contro Raven West Motorsport. Queste gare attraggono grandi sponsor e grossi premi. Non sarebbe male partecipare a questa sfida. Ok Nathalie, ma vediamo prima il Touring Cars. Allora, si svolge solo a Washington, circuito Sprint B e Parco. E le vetture che possiamo scegliere è una Chevrolet Lancetti. Acquistiamo prima quest'auto, ma non andiamo direttamente al Touring Cars. Andiamo alle Protuned, i cui circuiti sono solo Long Beach, circuito stradale, e San Francisco, circuito sprint. Ora cosa prendiamo? Vogliamo acquistare questa Nissan? Ok, ma acquistiamola su eBay. Magari ne troviamo una più economica. Sì, andiamo con la Nissan questa volta. È in difficoltà media. Vai. Ok. Sta caricando. La prima corsa è Long Beach, California. Conosco questo pilota da anni, è un osso duro. Guardati alle spalle. Ricevuto. D'accordo. 3, 2, 1, vai! Siamo partiti! Questa volta siamo alla guida di una Nissan Silva e stiamo correndo a Long Beach, California. Questo circuito è diverso dal circuito che ho corso nelle offerte, perché quello di prima era più largo e ampio. Questo invece è un labirinto. Comunque è qui che è nato Ken Block. Non si vede casa sua, però so che in questo momento lui starà già facendo il tifo per me. c'è il simbolo di grid. Sto andando veloce, ma dov'è il mio compagno? Sta facendo fatica a recuperare? Mi piace quello che vedo, sei al primo posto. Sì, ma il mio compagno no. Il mio compagno dovrà spingere se vuole puntare in alto. Ok, perfetto. Andiamo, Ishimatsuke, che fine hai fatto, ti prego. Oh, cavolo. Che curva stretta. È la stessa curva che c'è sul circuito arcade. Oh, una differenza che ho notato fra il gioco classico e il gioco arcade è che la posizione è in alto a destra e sotto ci sono, vabbè, i dettagli della posizione. A sinistra invece c'è il tempo, poi il tempo totale e il tempo sul giro. Quando il tempo è rosso vuol dire che sta per scadere e si potrà ottenere tempo extra solo alla fine di ogni giro. Dai, al momento sono primo con la mia Nissan e il mio compagno è solo quarto. Oh, ora è terzo. Vai, vai amico mio, non deludermi.
Sì, Dave Brookfield è davanti a te. Vedi di spingere se vuoi superarlo. Ha! Questo è il tuo ultimo giro. Resisti, stai per conquistare la vittoria. Ok. Attenzione alla barriera. Ciao, sono qui dietro di te. Oh, ciao, mi fa piacere vederti dietro di me. Ma attento, queste curve sono strette. Sì, sono in seconda posizione. Dai, se continuiamo di questo passo io e il mio compagno di scuderia ci piazzeremo primi e secondi. Avanti tutta. Non possiamo perdere. Ci è mancato davvero poco. Forza, portiamo a casa la vittoria. O meglio, vinciamo questa prima gara. Avanti, amico mio. Reggi fino alla fine. Ce l'hai fatta ormai. Ti manca poco. Dai. Molto bene. Ah, c'è un altro Gehan Patiraya. Quello che conoscevo era cinese, ma questo è inglese. Addirittura. Ma che strano. Beh, al momento siamo primi nella classifica dell'evento. Ok, turno 2. Certo che posso. Del resto ho un compagno su cui posso contare. Aspetta. Partiamo nono e decimo questa volta? Ah. E chi ha messo questa musica di sottofondo? Mi vedi giusto davanti a te? Certo, ma se tu non mi spingessi magari sarebbe meglio. Ok. Attenzione. Oh. Questa musica mette proprio suspense. Ah, non mi piace proprio. Mi sta dando... Oh, suspense. Mi sta dando l'angoscia e mi sta mettendo molta suspense. Oh, attenzione. Attento, amico. Certo, ora vedi di spingere. Sinistra. Destra. Destra. Lo vedo, ma se spingesse potrebbe ottenere una posizione migliore. Oh, destra. Ok, Lorenzo, la tua auto ha preso un paio di colpi. Sinistra. Destra. Al momento mi trovo al quinto posto con la mia Nissan Silva e oh, caspiterina, c'è mancato un soffio. Vedo che quell'incidente ha coinvolto molte vetture, ma almeno ora siamo in testa. Oh cavolo. Attenzione. Certo, solo se lui spingesse magari. Cosa hai detto? Scusa. È finita, amico. Oh no. Non mi dire che il mio compagno di scuderia è stato appena eliminato. Oh no. Non lo rivedo più da nessuna parte. Ma manca poco. Resistiamo al canto della sirena di questa canzone. Ormai la vittoria è vicina. Stiamo per conquistare il distintivo ARL Pro.
coraggio. Ormai è quasi fatta. Di scuderia, accidenti! Lo sapevo che era stato eliminato, quella è la sua auto. Vabbè, vinciamo. Hai vinto gara e campionato. Mi dispiace per te. Spero tu non ti sia rotto l'osso del collo. Ah, amico, sei finito ultimo. Che peccato. Se non ti fossi schiantato contro quella barriera. Appunto. È arrivato settimo. Ma almeno la mia scuderia ha vinto. E ora... Bene Lorenzo, hai ottenuto il distintivo ARL Pro. Ora puoi partecipare a molti più eventi negli Stati Uniti. Molto bene. Come avete sentito, abbiamo sbloccato un nuovo distintivo, il distintivo ARL Pro. Adesso mancano solo 250.000 punti di reputazione per raggiungere il distintivo ARL National. Niente male, i nostri fondi stanno aumentando. Già. E adesso, sorpresa sorpresa, ecco il distintivo ARL National. Ma vediamo di concludere completamente questo distintivo ARL principiante. Andiamo nel Touring Cars con la mia Chevrolet Lancetti. Questa volta però andiamo di semplice. Bene, siamo partiti. Qui siamo a bordo di una Chevrolet Lancetti e stiamo correndo a Washington DC nella disciplina Touring Cars. Ti vedo. Questa sarà una disciplina che ritroveremo anche... Questa sarà una disciplina che ritroveremo anche in Europa. Nella licenza Euro R. Sì, nella disciplina Touring Cars per l'appunto. Con questa auto o persino con la BMW M3 per Touring Cars. Dovrebbe esistere, fun fact, della Sega, un gioco che si chiama Sega Touring Cars Championship. Lì c'è una Toyota Supra, una Mercedes e molte auto. Tuttavia non c'è la BMW. Continua così, sei in testa. Beh, perlomeno ora ci troviamo al primo posto con la mia Chevrolet Lancetti, percorrendo il tracciato arcade al contrario. Oh cavolo. Forse era meglio guardare avanti. Ora ritorniamo indietro. E vai! Dai, siamo davanti a tutti. Forse questa disciplina non fa per il mio compagno di scuderia. Infatti, vedo che... Vabbè, il mio compagno di scuderia in questo momento sarà in ultima posizione, almeno. Se la classifica magari fosse completa si vedrebbe meglio, no? Ok, questo è il tuo ultimo giro. Se riesci a mantenerti in testa fino alla fine, conquisteremo la vittoria. Ok, diamoci dentro.
Let's Shooting Cars. Si ritrovano anche su Grid Outdoor Sport e Grid 2019. No, sono il fanalino di coda. Accidenti, Eiji Matsuke, sei finito ultimo, accidenti. Vabbè, vinciamo questa corsa. Hai vinto! Già. Beh, lo sapevo, Eiji Matsuke è arrivato ultimo. Forse questa disciplina non fa per lui. Anche se in fondo ha guadagnato un po' di soldini. E ora. Questo pilota ti sta braccando, non farti raggiungere. Ricevuto. Siamo pronti a partire. Vai! Il mio compagno è ottavo questa volta. Però dubito che la disciplina Touring Cars faccia per lui. Beh. Del resto questa disciplina è solo per i veri professionisti. Lui è soltanto un principiante. Se ottenesse un livello di reputazione maggiore magari. No? Ma da dove ci fanno passare? Dal circuito sprint? Quello dove non c'è praticamente nulla? Dai, ti prego. Non c'è nulla da vedere qui. Oh, attento a non andare... Attento a non andare in testa coda, ci mancherebbe solo questo. Ehi amico, ti ho raggiunto. Ok. Oh. Caspita però, sono finito fuori. Oh! Vedi di non spingere. Che modi. Oh. Mi tocca fare a sportellate. Come nel loffè. Ecco, ora anch'io ho perso il controllo. Sono un genio proprio. Mi tocca fare a sportellate però. E intanto vedo che il volante o la ruota anteriore sinistra presentano danni di lieve entità. Se fossero stati rossi, dopo sì che erano guai. Perché il volante uno era duro. Poi, se la ruota anteriore sinistra era arancione o rossa, dopo era fuori campanatura, detta anche convergenza. E se la ruota... Ok, Lorenzo, la tua auto ha preso un paio di colpi, nulla di serio. E se la ruota fosse stata fuori campanatura, dopo, incidente, morti. Ora, non per essere tragico, ma un danno irreversibile basta per... farci finire in ultima posizione. Al momento siamo primi. Quindi manteniamo la concentrazione. Avanti così. Non possiamo perdere adesso. È stato un ottimo giro. Grazie. Ora siamo al giro finale. Qui si decide il tutto per tutto. Quindi attenzione. Non dobbiamo commettere errori. Caspita però, bella Washington. E quella colonna è la stessa che c'è sul film Spider-Man Homecoming. Quando Peter Parker praticamente cerca di salvare i suoi compagni dall'ascensore. Bella però Washington DC. Ma quella è la via dove c'è il tunnel super veloce. Ho capito, quella che ho fatta con la mia Lamborghini Murcielago della disciplina GT1, che andava come un razzo. Quest'auto invece non va come un razzo. Oh beh, attenzione a non finire contro la barriera. Curva finale e verso il traguardo.
Hai vinto gara e campionato. Ciao. Ah, questa volta è arrivato settimo. Pensavo peggio. Ed ecco 16.000 punti di reputazione in America. Se continuiamo di questo passo otterremo il distintivo ARL National. 1.000.000, fantastico. E anche qualcosina di più. Molto bene. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, dove l'obiettivo era completare il distintivo ARL principiante per ottenere il distintivo ARL Pro. Nel prossimo episodio vedremo di iniziare a correre in Europa, oppure di vedere il mio primo evento testa a testa contro Raven West Motorsports. Un saluto a tutti, bye bye!